Mio papà era un agricoltore col signor Conforti, capolavorante a Basilica Nova. Ecco, lavorava la terra. E la mamma allora stava in casa. Eravate tante sorelle, fratelli? Quante sorelle eravate? Eravamo in quattro, perché allora c'era della miseria, capito? Sì, però si stava bene, perché la gente erano molto buoni, e i bambini facevano coi cartoni dei cavalli, ecco così, con delle scatole. Ma allora il dottore lo chiamavano poco, si curavano tutti con le erbe, ecco, molto. E le donne andavano a aiutare gli uomini nei campi, sì, quando è vero, nei campi quando lavoravano, alla sera d'inverno invece filavano, di giorno avevano seminata la canapa un paio di chilometri la terra, insomma non so, facevano la canapa, poi dopo quando era matura andavano a raccogliere, facevano i fasci e dopo chiamavano un uomo che si chiamava al consegni, ecco, per condire, e facevano quella cosa più sottile per fare il lino e quell'altra facevano per le lenzuola grossi. E la mia mamma ha fatto anche la tessitrice, che aveva montato un telaio, sai, i primi, ecco, e facevano la tela. E la vita era poco bella perché c'era il fascio. Facevano le... sparavano sul ponte, non si poteva star fuori, ecco, venivano lì vicino alla porta, dove sono i vostri uomini, dove li avete messi qui, ecco, così avevano. Allora mi ricordo che mio marito era andato a Venezia col suo principale per una macchina, perché lui faceva il meccanico, dove io ci ho detto a Venezia, fa va bene, il risultato merita. Allora c'era un po' di quiete, io sono andata fuori un giorno, si poteva girare a prendere una cocomera in piazza, Allora ho preso questa cocomera e venire indietro c'era una donna che mi ha detto fa presto, va dentro il portone perché sparano. Allora c'era un fascista, mi fa non è vero, la porto a casa io, mi ha messo un nastro così qui, mi ha detto ecco quello che nascerà sarà un mio allievo, un italiano, così, mi ha detto delle parole che io avevo tanta paura che non ho capito, vabbè, mi ha portato a casa. Alla notte, ho sparato tutta notte, abitavo in Piazzale della Rosa, e hanno rotto, mica il lampione, un fanale c'era, l'hanno spaccato. E di lì hanno fatto scappare di notte quelle altre gente che erano sui tetti per le scale, pronti con dei sacchi. Quando sono venuti dei nostri, li hanno infilati lì al buio, li hanno fatti scappare e hanno salvato quattro persone. Ma tutti borghesi erano, non soldati. Ma c'era del brutto molto. Dunque del 22 hanno fatto le cinque giornate tremende, ecco, sempre. E oltre torrente avevano tirati fuori fino i confessionali che li avevano messo attraverso le strade per difendersi, ecco, proprio. E buttavano giù dai tetti l'acqua bollente, ecco. Sì, perché non c'era mica tanto da girare, entra in casa e schiusi, una gran miseria, ecco. Abbiamo passato dei momenti del 22, non me lo dimenticherò mai. Eravamo tutti su per una scala una notte, si sentiva proprio le schioppettate, gli urli, non si sapeva come fare a muoversi. Ecco, così, capito? Per noi, è vero, noi donne, io specialmente di cose politiche non ne sapevo, però capivo che c'era sempre dei tumulti, qualche sciopero, delle cose che... Sì, c'è stato dei periodi che non si trovava lavoro, dopo poi piano piano si è normalizzato tutto. Si giocava a tombola, carte, si cuoceva il tempo delle castagne, compagnia, castagne, pere, lì era il nostro divertimento. Non c'era mica un orario come adesso, fanno le 8 ore, 4 ore, così, no. Là, da un solo letto bisognava partire, and there. Dopo poi è venuto su. I sindacati, tutte quelle cose lì, piano piano si è normalizzata la vita. Però il progresso è bello, ma la vita è brutta, perché si ammazzano, fanno dei... Mio marito... Nella stanza le vecchie filavano, come ho detto, e la canapa così e quell'altro filo più giusto.
stavano lì a scaldarsi perché non c'era la stufa, si scaldavano lì e in casa si avevano un po' un quel baston che andavano a catar su i poveretti, no? Perché quelli che ce l'avevano la legna, sì, ma quelli che la dovevano comprare, allora mettevano su due bastoni, ne avevi presi portando i fogaletti in piezzora, con una padlina, sa, e il prete mettevano il fuoco a letto perché per scaldare un po' di sopra, quando c'era in campagna le sagre che correvano tutti, quando Sant'Ambrogio, San Roque, tutti i festi lì, la gente andavano tutti a ballare, i giovanotti specialmente, ballavano, c'era un'allegria che bisogna vedere come era, al festival il temevano, ecco. Pagavano i biglietti e era invece tutti lì in fila, che paravano tanti poveri disgraziati, perché i giovanetti erano dentro a ballare, loro li fuori. Aspettare che aspettavo che ne sono fuori, ma perché aspettare? Stavano 5, 6, 7. E adesso? Adesso ci penso, dico, com'è la vita, però. E dopo, sì, era appena morto il mio papà, e loro una signora voleva che stessi con lei, Allora mio zio, lì in via Farini, portava, c'era la stalla del cavallo, portava lì il cavallo, perché portava la verdura a Parma, e veniva giù una neve dalla finestra, io avevo tutte le mani gelate, mi facevano male le mani, proprio. Vedo mio zio, proprio ho guardato fuori così, ho picchiato forte, e lui ho guardato su, ma perché sei lì? Corso di sopra, cosa fai lì? E ho detto, perché la zia Frosina, la zia del mio papà, conosceva questa donna, questa signora, ha detto che stia qui. Ha detto, no, no, te stai se tu ne con me subito, e sono punta da via, in caso. Capito, avevo tutte le mani gelate e mi ha portato dal dottor Campanini, allora c'era il dottore Campanini. Ha detto, poverina, tutti i geloni nei piedi e nelle mani, davvero, cosa è vero. Cosa facevi? Lavavi i piatti? Lavavo i piatti. Accendevo il fuoco, quei lavoretti da poco, però ero una bambina, ecco. Ma era 5 o 6 giorni che ero là, insomma, smeratusa in mani, da miseria. La mia mamma non voleva dirci a suo fratello che aveva bisogno. Lui dopo è andato là, ha litigato, ma questo sta con me, hai capito? Arrangiati con quelli lì, io la prendo su. E loro sono andato con loro. Però voleva bene anche le mie sorelle, lui poi dopo due li ha messi in collegio, una adesso è morta, un altro... Ma... Quei due lì sono e ce n'è un'altra lì vicino a me che ha 83 anni a luglio se ci arriva, e basta, del resto siamo rimasti così. Lei vive con una figlia e io con mio figlio.